I premi internazionali Flaiano sono ormai entrati nel vivo di questa 51esima edizione. Il regista Ferzan Özpetek riceverà il premio speciale Flaiano per la narrativa per il suo romanzo Cuore nascosto, premiata anche Lucilla Sergiacomo per la cultura. Annunciati inoltre i vincitori del premio internazionale Flaiano italianistica Luca Attanasio. La premiazione si terrà all'Aurum di Pescara il 30 giugno e sarà trasmessa in diretta su Rete 8. Oggi sono state ricordate le terne finaliste per la categoria over 35 e la categoria under 35, oltre 80 le opere pervenute. Soddisfazione da parte della presidente dei premi Flaiano, Carla Tiboni. Innanzitutto ci fa molto piacere che tra gli under 35, sia del premio di poesia che del premio di narrativa, ci siano ragazzi di 20 anni, 25 anni e 30 anni. Questo vuol dire che il premio Flaiano riesce ad attirare anche i giovani, e il messaggio che abbiamo sempre voluto lanciare, e cioè chiaramente facciamo il tifo per i ragazzi, è stato recepito e la partecipazione è stata molto importante e molto corposa. Per il premio di italianistica i vincitori ci sono già. Allora, per il premio di italianistica ci sono i tre istituti di italianistica di Los Angeles, di Bruxelles e di Dublino. Devo dire che la scelta per i premi di italianistica è stata una scelta dettata dalla diffusione della lingua italiana all'estero, e tutte e tre le opere hanno questa peculiarità. Con due presenze particolari per quanto riguarda il premio di narrativa, prosegue Carla Tiboni. Oltre ovviamente al premio speciale che è Ferzan Özpetek, e sono Donatella Di Pietrantonio, che è componente della giuria tecnica, e Voltolini, finalista del categoria over. Come sapete sono entrambi finalisti anche al premio Strega, conosceremo i vincitori mi sembra il 4 luglio, e speriamo che il premio Flaiano porti fortuna ad uno dei due.